Al Parco del Poggio, zona collinare di Napoli, nella sera di Ferragosto, Patrizia Spinosi ha proposto nell'ambito della rassegna Arterie Sud Folk Song, un concerto che ha esaltato attraverso i moduli espressivi tipici della tradizione mediterranea il grande patrimonio artistico e canoro che da centinaia di anni costituisce il vanto e la risorsa della Campania del Sud. Una performance sulla tradizione nostrana portata in evidenza dall'interpretazione di Spinosi, cantante, attrice poliedrica, accompagnata da Michele Bonet, Gennaro Esposito alle chitarre. Avere comunque una città calda e che pullula di manifestazioni è una cosa secondo me auspicabile, quindi io sono contenta di essere questa sera a fare parte di questa rassegna organizzata dal Canto di Virgilio. Egregiamente. Questo spettacolo si chiama Sud Folk Song, è diciamo che è una sorta di viaggio attraverso la musica folk della nostra regione e non solo. Ci sono anche delle contaminazioni, io canterò autori contemporanei, quelle che più amo, quindi Carlo Faiello, Carlo D'Angiò, Eugenio Bennato, insomma. Poi vedrete, è un bel programma. Arterie è una rassegna di musica, teatro, cinema e danza realizzata con fondi POC 2014-2020, organizzata grazie a una forte sinergia tra l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli e gli operatori culturali del territorio. Per la quarta settimana di programmazione gli eventi si terranno al Maschio Angioino, Parco del Poggio, con gli Aminei, Villa Comunale di Scampia, cortile del complesso monumentale dell'Annunziata, arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa, ma anche al Parco Attianese di Pianura. Tutti gli spettacoli sono ingresso gratuito, in ottemperanza alle norme imposte dall'emergenza da Covid-19 obbligatoria alla prenotazione. È possibile consultare il programma completo di Arterie sul sito www.comune.napoli.it e sul sito http arterienapoli.com.